Fabrizio. Ciao Andrea. Siamo a Torino oggi, abbiamo attraversato letteralmente tutte le stagioni quest'anno, siamo a Sito, che è l'interporto appunto di Torino, e oggi abbiamo parlato di regolazione dei flussi internazionali nell'ottica della sostenibilità, parole chiave per il nostro evento. Sicuramente sì, il dibattito di oggi è stato molto vivace e tanti argomenti sono stati toccati, dalle infrastrutture alla digitalizzazione, dalla transizione energetica all'intermodalità. Ma vediamo cosa ci hanno detto i nostri relatori. La Sito, società Interporto Torino, ha da poco approvato il suo piano industriale che prevede quattro linee cardine. Una è la facilità di insediamento per i potenziali operatori, la seconda riguarda le connessioni con ingenti investimenti sul terminal intermodale per preparare il nostro terminal intermodalità. Sono 22 milioni di euro su tre progetti diversi che ci porteranno ad avere binari a lunghezza standard europeo di 750 metri e equipment di ultima generazione, grazie anche a un contributo del Ministero dei Trasporti a valere sui fondi complementari. Non possiamo però dimenticare l'azione che stiamo facendo sul tema della sostenibilità sociale ed energetica dell'interporto, quindi nei due temi che sono stati affrontati nel piano industriale. Ovviamente il tema energetico è un tema all'attenzione di tutti, ma anche il tema della cultura d'impresa e della sostenibilità sociale delle imprese che si insediano nei nostri impianti. Nei KPI che abbiamo sviluppato abbiamo considerato chiaramente le 5 modalità di trasporto e non abbiamo considerato soltanto il tema della dotazione infrastrutturale, ma anche tutti una serie di aspetti legati all'orografia, ai traffici, all'incidentalità e anche agli investimenti. Il nord-ovest appare con una situazione leggermente superiore alla media italiana, con un indicatore pari a 107, quindi più 7% rispetto al 100 media italiana, però chiaramente questo evidenzia grossi margini di miglioramento. Ci sono alcune aree appunto del nord-ovest che invece risentono proprio di una scarsa infrastrutturazione e quindi di una scarsa performance infrastrutturale, in particolare dal punto di vista ferroviario e che riguarda per esempio il Cuneese. Allo stesso tempo il nord-ovest sconta molto un aspetto legato alla portualità, anche perché il nord-ovest ha soltanto il sistema dei porti liguri a disposizione e soprattutto ciò che è complesso è raggiungere questi porti liguri dal sistema imprenditoriale del Piemonte e della Lombardia, che chiaramente hanno una forte domanda di trasporto. Oggi abbiamo parlato di digitalizzazione, in particolare abbiamo parlato di digitalizzazione della catena logistica, quindi mettere in connessione i terminal intermodali, i nodi interportuali, la nostra rete di interporti, in maniera che gli operatori della logistica abbiano un sistema che sia capace di metterli in connessione con la finalità di rendere efficienti i flussi. È chiaro che abbiamo sviluppato da parte nostra, ad esempio come Interporti, un Freight Village System che permette l'automatizzazione dell'ingresso nei gate o dei veri e propri sistemi digitali per i nostri terminal. Sulle infrastrutture la cosa più difficile oggi è capire quali saranno le tecnologie che si affermeranno. Sicuramente ci sarà una componente elettrica, sicuramente ci sarà una componente di biocarburanti e biocombustibili che per fortuna in larga misura utilizza strutture già esistenti, sicuramente avrà bisogno invece di un aggiornamento dal punto di vista tecnologico e soprattutto di formazione. Quello che noi riteniamo importante e che chiediamo al governo è di seguire il mercato, di seguire la tecnologia, ma facendo guidare il mercato e quindi non limitarsi alla rivoluzione elettrica così in maniera così spinta, ma di dargli una gradualità nel tempo, perché quello che è importante è raggiungere l'obiettivo finale. L'obiettivo finale è la decarbonizzazione. È il momento di aiutare le aziende e la popolazione a rinnovare il parco e a battere questa soglia dei 14 anni che in un mondo che ha una crescita così importante di conoscenza e tecnologia, non può essere il parco che abbiamo noi sulle strade.
L'interesse dell'azienda nei confronti del trasporto, soprattutto ferroviario, è sempre stato molto, molto, molto spiccato. Quindi abbiamo una divisione dell'azienda che si occupa di trasporto su ferrovia convenzionale, quindi non stiamo parlando di intermodale, stiamo parlando di ferrovia vera e propria. Abbiamo poi negli ultimi anni sviluppato, oltre al prodotto che offriamo come trasporto intermodale che combina il trasporto su gomma e quello su ferrovia, anche modalità di trasporto combinato tra la parte marittima e la parte aerea. Quello che manca forse ancora oggi un po', soprattutto nelle medie e piccole aziende, è la puntura, no? E l'abbiamo visto proprio oggi, grazie alla presentazione che abbiamo potuto osservare, che la gran parte delle imprese, il 60% delle imprese che sono state intervistate da Union Trasporti, non prevede di fare investimenti nell'immediato in termini di sostenibilità. Pluralità di tecnologie alternative, che vuol dire passare da un diesel sempre più evoluto ad un biodiesel, quindi i famosi biocarburanti, HVO, biometano, alle mie spalle c'è un Iveco S-Way, elettrico e nel futuro l'idrogeno. La comunicazione di questi nuovi scenari è importantissima, va sempre di più investito sulla formazione, quindi portare all'attenzione del cliente quelle che sono le possibilità di utilizzare una trazione alternativa, quindi andare verso un ecosistema che vada verso la riduzione della CO2, ma anche pensando, buttando un occhio al portafoglio. Formazione vuol dire non solo comunicare al cliente, società di autotrasporto, ma anche andare a costruire un ecosistema, quindi allargare la visione, portare all'interno del progetto la committenza, l'autotrasportatore, il produttore dei veicoli, in questo caso Iveco, ma anche tutto quello che è l'ecosistema infrastrutturale che c'è attorno, perché le nuove trazioni alternative vanno abilitate lì dove c'è anche un ecosistema che le abiliti. Non sono tutte uguali tra di loro, il nostro obiettivo è quello di fornire le giuste conoscenze all'autotrasportatore che si vuole avvicinare a quella che è una soluzione alternativa. Allora Fabrizio, abbiamo ascoltato i nostri ospiti, tanti temi su cui riflettere, tanti temi importanti per cui pensare anche nei prossimi mesi. Ecco, il Sustainable Tour tornerà anche nel 2024 con un altro ciclo di eventi dedicato alla sostenibilità nell'autotrasporto e nella logistica. L'anno prossimo saremo all'interno dei principali saloni italiani. E cosa devono fare tutti i nostri amici? Semplicemente seguirci sui nostri canali. Seguiteci!